altro giorno. Fatti, personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 10 luglio 2023. Ci risiamo. La guerra tra politica e toghe in Italia non conosce sosta da 30 anni, da Tangentopoli all'era berlusconiana, e ora con esponenti della maggioranza in diversi modi coinvolti in inchieste, mentre un ex PM diventato ministro, Carlo Nordio, tenta di riformare la giustizia. Il costituzionalista Michele Ainis, tra le altre cose già componente della Commissione per le riforme costituzionali nel 2013 e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, farà il punto in questo podcast sullo scontro ANM-Governo, sulle nuove norme in arrivo, ma anche sulle dichiarazioni e sull'opportunità di dimettersi, oppure no, da parte dei due esponenti del governo e dell'alta carica istituzionale interessati dalle inchieste. Bentrovati a un altro giorno, l'attualità da ascoltare di QN, il resto del Carlino, la Nazione e il Giorno. Io sono Marcella Cocchi. Prima di ascoltare Ainis, facciamo il punto in estrema sintesi dei fatti principali. La ministra del turismo Daniela Santanchè, Fratelli d'Italia, è indagata, tra le altre cose per bancarotta, nell'inchiesta milanese con al centro Visibilia, il gruppo editoriale che ha fondato lei stessa. Ha dichiarato in Parlamento di non aver mai ricevuto un avviso di garanzia, ma a stretto giro dopo il suo intervento in aula, dalla procura è arrivata la conferma che Santanchè è nel registro degli indagati. Non si è dimessa e la ministra dice di aver chiarito tutto quanto doveva ai fini politici. Per quanto riguarda il sottosegretario alla giustizia, Andrea Del Mastro, anche lui di Fratelli d'Italia, il GIP di Roma ha chiesto alla procura di formulare una richiesta di rinvio a giudizio che dovrà essere poi vagliata in una nuova udienza del GUP per la rivelazione di informazioni contenute in un'informativa del DAP sull'anarchico al 41 bis Alfredo Cospito. Anche Del Mastro non si è dimesso. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, uno dei padri fondatori di Fratelli d'Italia, è invece coinvolto da un'inchiesta indirettamente per via delle indagini partite da Milano su suo figlio Leonardo Apache, denunciato da una ragazza 22enne per violenza sessuale. L'avvocato della giovane ha detto di considerare un testimone lo stesso La Russa, che secondo il racconto fornito avrebbe anche visto nella propria casa la ventenne accusatrice. La Russa è intervenuto in difesa del figlio, dicendo di averlo interrogato ma di non ravvisare questioni penalmente rilevanti. Ha evidenziato inoltre che la ragazza ha denunciato dopo 40 giorni dai presunti fatti. Consideriamo però che il limite per le querele di parte in caso di reati contro la libertà sessuale è di 12 mesi, secondo il codice penale. La tensione dello scontro ANM politica, da giorni, resta altissima, con fonti di Palazzo Chigi che hanno fatto filtrare la sorpresa per la presa di posizione dell'ANM. Sono intervenuti comunque diversi esponenti del governo e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha posto l'accento sulle interferenze giudiziarie sull'attività politica. I magistrati hanno risposto che rivendicano l'obbligatorietà dell'azione penale e respingono al mittente l'accusa di giustizia a orologeria. L'opposizione è partita all'attacco e la maggioranza ha fatto notare che questi fatti sarebbero la prova dell'evidenza che le toghe politicizzate non riguardavano solo l'ex premier Silvio Berlusconi. In questo clima sono stati contestati anche esponenti del governo, per esempio la ministra Santanchè e per esempio la ministra Roccella, la quale, difendendo Santanchè, ha evocato il caso Tortora e difendendo La Russa lo ha definito un padre. E l'Italia si ritrova di nuovo in panne, in questa atmosfera che ci riporta al passato, mentre, come si diceva, sono in ballo importanti cambiamenti legislativi sulla giustizia, come la separazione delle carriere, giudici e PM, l'abolizione dell'abuso d'ufficio, la stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni e sulle modalità dell'avviso di garanzia. Ma sentiamo ora il costituzionalista. Michele Ainis,
Le pare che siamo tornati allo stesso copione dell'era berlusconiana, dato che assistiamo ormai da giorni allo scontro governo-magistrati, con Palazzo Chigi che parla di uso politico della giustizia e la ANM che chiede rispetto per il suo lavoro e di non minare la fiducia dei cittadini nella magistratura. Beh, in effetti questo è un po' un frutto avvelenato della lunga stagione berlusconiana. D'altra parte il termometro dei nostri umori per quanto riguarda il rapporto tra politica e giustizia è sempre stato alto, a volte con eccessi di giustizialismo, mi riferisco al dopo Tangentopoli, a volte con eccessi di garantismo, mi riferisco ai quattro governi Berlusconi. Venne anche modificato la Costituzione, l'articolo 111, in quel tempo per introdurre il principio della ragionevole durata dei processi, che poi in realtà si è allungata anziché contrarsi. La cornice un po' stucchevole anche in cui vengono date le notizie di giudiziaria che riguardano la politica è che ogni volta che c'è un'iniziativa penale contro la destra insorge la sinistra e viceversa. Questo lo ha detto per esempio Cacciari nell'intervento di stamani alla stampa. Allora, per fare un po' di chiarezza, come può formarsi in modo sereno il giudizio dell'opinione pubblica su inchieste come quelle in corso? Ma diciamo intanto che i partiti sono, ciascun partito, guardi, non farei troppe eccezioni, sono garantisti con i propri amici e giustizialisti con i loro nemici. Ciò detto, io però distinguerei due piani. Uno è il piano delle riforme che il ministro Nordio propone e che invece suscitano delle reazioni. D'altra parte è una riforma così acqua calda, in genere passa sotto silenzio le riforme più radicali, è anche naturale che sollevino delle reazioni forti. Quindi tutto questo lo considererei fisiologico, salvo entrare nel merito dei singoli punti delle riforme. L'altro è invece la reazione rispetto a delle indagini che colpiscono questo o quell'esponente in questo caso della maggioranza di governo. Quelle, insomma, come dice un vecchio detto, il silenzio è d'oro, e sarebbe meglio rispettare il lavoro dei magistrati. D'altra parte noi abbiamo tre gradi di giudizio, abbiamo appelli e contrappelli, e quindi alla fine una verità giudiziaria opinabile come tutte le cose umane, ma insomma si formerà. Ha citato questa frase, in questo caso in effetti c'è un surplus dovuto al fatto che è intervenuto alla seconda carica dello Stato. Ecco, intanto le chiedo se ci sono precedenti che magari ci sfuggono e come giudica l'opportunità dell'intervento del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Ma per quanto riguarda il Presidente di un'assemblea parlamentare, un caso che fece molto rumore ha riguardato Fini. Ai tempi dello scontro con Berlusconi erano alleati di governo, ma poi litigarono. Fini creò un suo raggruppamento parlamentare da Presidente della Camera, ne vennero chieste da più parti le dimissioni, ma in realtà il Presidente della Camera e anche quello del Senato non è sfiduciabile, è una garanzia insomma che lo circonda. Dopodiché sarebbe meglio diciamo non mescolare i ruoli, io anche sono padre, mi rendo conto del fatto che capita una cosa a tuo figlio e tu cerchi di difenderlo, ma mescolare il ruolo di padre con quello di avvocato e con quello di Presidente del Senato non è bene. Ripetuto che poi c'è tutta la comprensione rispetto a un genitore che si trova con un guaio in casa. Secondo lei si devono dimettere la ministra Santanchè, il sottosegretario Dalmastro e insomma parliamo anche di Ignazio La Russa? No, guardi, non sono io a dover decidere chi debba dimettersi e chi no, non lo so. Io mi limito a ricordare che c'è una norma costituzionale non molto rispettata, non da oggi, secondo cui alle funzioni pubbliche bisogna adempiere con disciplina e con onore, e con l'onore ha a che fare con una regola non scritta che riguarda la correttezza e anche
però il riconoscimento altrui della propria correttezza nel comportamento istituzionale. Veniamo dunque alla riforma Nordio, che in questo contesto, qualcuno ha sottolineato, sta un po' tardando ad approdare in Senato dopo il via libera in Consiglio dei Ministri il 15 giugno. Allora, intanto le chiedo un aspetto specifico, che è quello venuto fuori proprio in concomitanza con questi casi giudiziari, cioè il fatto che si parli adesso anche della riforma dell'iscrizione nel registro degli indagati e delle informazioni di garanzia. Lei cosa ne pensa da questo punto di vista? Guardi, io non sono un penalista e quindi non vorrei parlare a sproposito. Quello che però posso dire invece da costituzionalista è che si osserva un atteggiamento anche un po' schizofrenico su questi temi dei reati, dei delitti e delle pene, perché il governo Meloni ha esordito, ci ricorderemo tutti, con il decreto su rave parties che hanno criminalizzato e con pene insomma sonanti i rave, e poi ha continuato con una serie di restrizioni: la maternità surrogata come reato universale, il decreto Cutro che ha rafforzato di nuovo le pene per gli scafisti, non che non ci fossero, le parole anche della Presidente del Consiglio rispetto alle prove leggere, rispetto alle quali si dovrebbe andare verso un trattamento omogeneo con le droghe letali, e questo crea molti dubbi anche di ragionevolezza, e via dicendo. Dopodiché invece gli interventi del ministro Nordio hanno uno stampo più garantista, e perciò via il reato di abuso d'ufficio, che in effetti è scivoloso. Io, se posso dire una cosa, l'avevo anche scritto: noi abbiamo un problema nel nostro ordinamento affollato, non lo dico io ma l'ha detto qualche anno fa il procuratore generale della Cassazione, affollato da 35.000 fattispecie di reato, e tra questi ci sono i cosiddetti delitti naturali, rubare e uccidere sappiamo tutti che non si fa, altri sono delitti di pura creazione legislativa, perché ormai ogni legge c'ha poi un paio d'articoli con le sanzioni penali, e quindi il cittadino si può trovare a commettere dei reati senza nemmeno sospettare che la sua condotta sia un reato. Per esempio, firmare un assegno senza metterci la data fino a qualche tempo fa era uno di questi reati. Allora io troverei davvero molto utile che il ministro si faccia carico di questo problema, facendo una commissione, non so chi, con i suoi tecnici, una cernita delle fattispecie di reato esistenti, per scolpirle, per scorpiciarle, sarebbe un servizio per la sicurezza dei cittadini. Si è tornato a parlare anche della separazione delle carriere. Lei stesso nei suoi scritti, insomma, mi pare abbia sottolineato che comunque per esempio dal 1998 si susseguono interventi di riforma del CSM, eppure tutto ciò non è servito a frenare il correntismo, e anche in qualche modo, parafrasando il sottosegretario Mantovano, la politicizzazione di alcuni magistrati. E serve la separazione delle carriere, secondo lei? Ma intanto sono due questioni diverse. Uno è la riforma del CSM, che appunto è stata fatta molte volte ma senza mai una, è lì la ricetta più radicale del sorteggio, c'è poco da fare. Il sorteggio probabilmente richiederebbe una qualche intervento di revisione costituzionale, la separazione delle carriere idem, e quindi siamo a questa corda in cui ci impicchiamo, o meglio si può impiccare la maggioranza attuale, cioè interventi di riforma che richiedano interventi di revisione costituzionale. Il più maiuscolo di tutti è il presidenzialismo annunciato, che correggerebbe la nostra forma di governo, e questo sarà, credo, in generale il banco di prova nella tenuta di questo governo. Grazie per l'ascolto, ci aggiorniamo domani, se vorrete ascoltare, con un altro giorno.